Una sconfitta in gara 1 non è sicuramente l'inizio che aspettavate. Cosa non ha funzionato questa sera? Ma così a caldo è difficile dirlo. Sicuramente abbiamo fatto degli errori che dovremmo rivedere e che non dovremmo assolutamente rifare giovedì, perché altrimenti loro ci giocano meglio. C'è anche da dire che abbiamo perso contro una squadra che ha fatto 3 finali su 3 e ci deve rimanere in testa, perché loro sono una squadra da battere, sono una squadra più forte del campionato. Non a caso i risultati li hanno fatti loro. Ci hanno battuto in Coppa Italia, quindi dovremo assolutamente resettare da domani sera stessa, domani pomeriggio stesso, per invertire la serie, perché abbiamo le capacità per farlo, sappiamo che possiamo farlo e dobbiamo assolutamente riuscirci. Certo, il mio contributo penso sia sempre stato importante quest'anno e spero continuerà ad esserlo. Ovviamente l'obiettivo primario è vincere, quindi con o senza di me non è importante, e ovviamente quando gioco io l'obiettivo rimane quello, vincere, quindi non cambia niente. Ecco, adesso bisogna, l'hai detto tu, resettare subito, perché comunque la serie è lunga, è tutto aperto ed ogni partita è una storia a sé in questi playoff. Sì, la serie è lunga, dobbiamo essere bravi noi a farla diventare lunga veramente, perché adesso giovedì siamo a casa loro, sarà una partita molto difficile. Noi cercheremo di limare questi pochi dettagli che rivedremo con calma in questi giorni per portare una pallavolo migliore, perché questo ci vuole per batterli. E niente, ovviamente cercheremo la vittoria per allungare la serie, perché questo è il nostro obiettivo. L'atteggiamento poi dipende anche da come risolvi certe situazioni tecniche. Noi oggi alcune cose le abbiamo fatte meglio, altre peggio. Complimenti a loro che hanno fatto una buona partita, anche nel primo set in cui eravamo davanti hanno trovato una rotazione per metterci in difficoltà, e quello mi è spiaciuto. Impareremo da questa partita per migliorare sia come atteggiamento, come dici te, ma prima ancora certe situazioni tecniche, perché queste sono sfide che si giocano su più partite, e quindi devi imparare sempre dalla partita precedente. Loro hanno battuto bene, ma lo sappiamo, loro variano molto i colpi in battuta, e è ovvio che quando sei anche in avanti di punti è più facile, vai con il braccio più sciolto, e alcune cose le sapevamo, altre hanno cambiato. Molto bravo Held, capace di battere da 5, che di solito batte da 6, ha trovato una serie importante, e insomma devi cercare anche tu di fare le stesse cose. Ecco, adesso come si resette, si riparte, perché lo sappiamo, i playoff sono lunghi, ogni partita è storia a sé. Come affronterai questi giorni? Oh beh, come sapevamo già prima, anche avessimo vinto noi 3-0, si riguarda la partita, si vede quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, si cerca di migliorare.